Nina chiede: se tutto è perfetto, perché l'uomo deve così tanto ricercare e soffrire per illuminarsi e trovare il centro? Perché esiste il libero arbitrio? Non sento la rima tra perfezione universale e libero arbitrio. Per me è un privilegio diffondere ciò che scopro viaggiando tra il mondo visibile e invisibile. E insieme oggi abbiamo una grande opportunità, che è quella di diffondere messaggi di pace, gioia, felicità e serenità. Sicché sentiti libero, libera di condividere questo video. Nina, intanto quando fai una domanda, falla sempre rivolta a te, non generalizzare sugli altri. Perché l'uomo deve ricercare e soffrire? Falle pensando a te, ok? Perché tu devi ricercare e soffrire per illuminarti e trovare il centro? Perché esiste il libero arbitrio? Perché tutto è perfetto? È tutto un gioco meraviglioso. E il gioco è proprio trova il centro. E nel gioco trova il centro, hai il gioco della dualità. Se vai da un lato trovi la sofferenza, se vai dall'altro trovi la beatitudine. Non è che devi soffrire, sono tentativi che tu fai. Quello che succede, perché questo gioco qua è troppo divertente, è che è stato messo un tranello in questo gioco, c'è l'inghippo. E cosa succede? Che nella scelta, perché questo gioco vibra la frequenza della dualità, quindi puoi decidere se andare in alto o in basso, se andare a destra o a sinistra, ok? Nella scelta che cosa succede? Che da una parte hai piacere a breve termine e sofferenza a lungo termine. Dall'altro hai sofferenza a breve termine e beatitudine a lungo termine. Ora, che cosa accade? Che la maggior parte delle persone vede piacere e sofferenza. Cosa pensi che scelga? Piacere a breve termine, ora. Vuole il piacere ora. Ma la porta del piacere poi nasconde un'altra porta, che è la porta della sofferenza. Allora le persone entrano, vengono tratte in inganno da questo famoso specchietto delle allodole, entrano dentro la prima porta, provano piacere per un breve istante e poi sentono il dolore e la sofferenza. Infatti il buon Patanjali, che ha scritto un testo straordinario, nella prima frase dice: and now yoga. E ora yoga. Che cosa significa questa cosa qua? Ora che le hai provate tutte, hai provato tutti i piaceri mondani e ti sei reso conto che i piaceri mondani dei sensi non portano alla beatitudine a lungo termine, beh, ora che le hai provate tutte, è arrivato per te il momento di iniziare con lo yoga. E lo yoga non è mettersi lì a fare le spaccate o a mettersi gli alluci nelle orecchie, non è quello lo yoga, ok? Quello è ciò che fanno credere, ok? E
Yoga è l'insieme di pratiche che ti porta ad entrare in unione con il divino, a rompere l'illusione che è dinanzi ai tuoi occhi, per renderti conto che non sei il tuo corpo, non sei la tua mente, sei l'anima. E sei il divino, che esiste da sempre, per sempre, che non è mai esistito, che non esisterà mai. Il divino inspiegabile. Quindi piacere e sofferenza fanno parte della dualità del gioco. Quindi cosa succede? Che le persone vanno da un lato, si rendono conto di stare male e forse vanno dall'altra parte, altrimenti continuano a soffrire fino a quando? All'infinito, perché la sofferenza non ha limite, così come la beatitudine non ha limite, è infinita. Devi solo decidere in che direzione andare. Ok, non sento la rima tra perfezione universale e libero arbitrio. È perché non vedi il gioco divino, perché l'universo è un giocherellone. Sono i programmi che hanno installato nella tua mente che ti fanno soffrire. Tu puoi decidere in un istante di entrare in beatitudine e hai questo dono tutti i giorni, ed è il bello del libero arbitrio. C'era una ragazza che è venuta in un ashram dove si facevano diverse pratiche, chiedeva a uno dei volontari, persona straordinaria con un cuore incredibile, e le diceva: quanto tempo devo stare qua? Quanto tempo devo stare qua per ottenere un beneficio? E lui in maniera molto saggia le ha risposto: dipende, anche un solo minuto, dipende. La grazia della beatitudine può avvenire anche in un solo istante. Magari servono miliardi di vite e a volte basta un solo istante per entrare nello stato della beatitudine. Quindi se non osservi la bellezza, la meraviglia di questo mondo, di questo gioco, è perché hai ancora gli occhi corrotti, i sensi corrotti, la mente corrotta. Continua a seguire la pagina, continua a seguire i video, registrati ai vari programmi che facciamo, ti saranno di grande aiuto. Con questo è tutto, ti saluto, noi ci vediamo prossimo video, prossimo audio, prossimo post. Azzalotto.